No? Vai, vai. Vai, vai, che l'impresa è ardua. Dai, cammina, corri. L'impresa è È solo la ardua. prima rampa. Io dico che dopo questa avventura la vedo proprio brutta, No, eh. no, Guardate cosa ci aspetta dietro. no, meglio che non fai vedere niente. Non so se si vede, ma c'è Non un'altra sai che scala. scendiamo ora. No, no, andiamo, andiamo. Non so dove siamo, quale punto esatto. Adesso passiamo questo piccolo letto del fiume per andare di là. Questo è il piccolo letto del fiume con un po' di cemento, molti tronchi. La sporcizia non manca anche in vetta. Chi l'ha portata? Boh. Magari vengo da sopra. Mirko? Si fa fatica, eh? Oggi si sale. Scale. Cazzo. Strada di livello difficoltà 10. Vacca rampa che ti aspetta. Sti cazzi. Sì. Come i cagnolini bisogna salire. Io faccio la apripista. Lui fa la scopa. Dai, minchia che minchia! Sali! Questa è ancora ottima! E quando affronti questo col pallino giallo che ti voglio! Sì, l'ho chiamato io lì di soccorso perché ci si sa mai. Ci segua, segua il segnale GPS per cortesia. Ecco la scala difficoltà livello 10. Sì, a gattoni devi venire su. Guarda, 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 guarda. E no? E che cazzo. Buona giornata a tutti. Sali, sali. In fase di relax per affrontare il nuovo tratto. Quasi arrivati in cima, ragazzi. Oggi giornata abbastanza impegnativa per questa lockdown e la brillante idea del mio amico Mirko, che dice: dai, cerchiamo un sentiero, facciamo un video per YouTube. Alla faccia, che ideona che ho avuto. Tira un vento abbastanza freschino. 8 c'è indicazione di un sentiero, vediamo un po' cosa dice. Fino adesso siamo saliti senza indicazioni, proprio dal sasso Casere Poggio Elsa, si vede Cittiglio, e non mi pare il caso di andare. La nostra addirittura arriva là in fondo. Proviamoci. Seguiamo di qua. Via. Dopo di 56 minuti di attività, vediamo le cabine a portata di mano. Mirko sta arrivando. Com'è il panorama? Se vede una minchia. Vabbè, proseguiamo il sentiero e vediamo come andrà a finire. Non mi pare molto loquace la salita. Vabbè, proviamoci. Tanto le scalinate abbiamo già fatte. Questa brillante idea ci è venuta oggi a mezzogiorno, dopo aver mangiato un capone, una polenta e un cinghiale. No, scherzo. Niente di tutto ciò.
io e Mirko ci siamo avventurati nella salita del Sasso del Ferro. Posso dire una cosa, che il sudore ripaga sicuramente. Minchia, peccato il panorama, eh. Non guardare, procedi. Sarà il punto più alto, dai. Siamo arrivati comunque. Brodo magi, cuore d'un sapore. Sto arrivando. Ma che salita, ragazzi. Ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in cima. I sentieri comodi sono finiti e incominciano le avventure. Wow! Ah, questo dicevi? Sti cazzi! Questo non me l'aspettavo. Il mio amico, che dirupo! Minchia! Bello! Comodo, eh! Vento ne abbiamo! L'impresa è stata fatta! Mo vediamo se riusciamo a scendere. Ciao a tutti. Qua sopra, qua c'è il Sasso del Ferro, ci mancava l'ultimo pezzo, però visto che stava facendo buio ci siamo fermati qua e siamo scesi e siamo arrivati poi al ristorante che è questo qua, poi siamo scesi da questo sentiero, stiamo proseguendo la discesa verso